Ciao ragazzi, finalmente ci siamo, Fit Your Camper, come potete vedere qui a Lario Fiere ad Erba. Noi siamo già entrati questa mattina, abbiamo fatto un bel giro, ma ora portiamo anche voi. Andiamo! La fiera è suddivisa in due padiglioni, padiglione A e padiglione B, e al centro c'è questa parte che si chiama Arena, dove verranno tenuti tutti gli eventi più importanti. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Siamo nel lounge dove possono entrare solo gli addetti ai lavori, dove c'è da mangiare, da bere, caffè, acqua, super. Mente Manu, subito, pasticcino. Un bel dolcino, scusa. Crema. Ci viziano. Queste due giornate sono dedicate esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi non c'è il pubblico, quindi è molto molto più facile parlare con le aziende, conoscere nuove realtà. Non so se si sente. C'è una premiazione, sì, sul palco. Premiazione in corso. Abbiamo conosciuto un sacco di realtà molto molto interessanti. Speriamo di poterle poi condividere con voi. Anche, no? Realtà che non conoscevamo. Molto bello. Molto piacevole. Molto stare piacevole, qua. Esatto, bravo. Dedicata solo ed esclusivamente agli accessori. Sono 250.000 camper immatricolati in Italia. Al calare delle tenebre ci ritiriamo sul nostro Goldie. Aperitivo fatto, bellissimo. Mangiare abbiamo mangiato, bevuto abbiamo mai bevuto. Prima giornata andata, che dire? Bella. Bello, sì, piacevole. Bella fiera. Poi da sabato in poi, secondo me, sarà... E sabato super... Delirious. Super talk. Scusate, abbiamo bevuto due bicchieri di vino, stomaco no, vuoto. Delirious, già siamo... nel senso che sarà pieno di gente anche. Sì, è vero. Sì, sarete voi. Sarete voi che guardate il video, sempre questa cosa temporale, che quando guarderete il video sarete già stati qui. Senti, e quindi... va bene. Ciao, dai, buonanotte. Andiamo. Ciao. Deve arrivare... Chi arriva qua? Vediamo, i 5 in camper. Ci siamo noi. L'avete preso in Nord Africa? No, l'abbiamo presa in Reggio Emilia. Ah, ok. Buongiorno ragazzi, seconda giornata di fiera della due giorni, chiusa però al pubblico, quindi solo addetti ai lavori, noi, creator e intrattenitori del web. E poi stasera... Teino è già agitatissimo, gli tremano le mani, vero? Guarda. Hai visto? Dobbiamo parlare in pubblico e presentarci davanti alle aziende. Siamo in 15 creator tra YouTube, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. E da quando ho fatto la cresima che non parlo in pubblico con un microfono. Comunque dopo vi voglio fare il video mentre parla, perché vi sì, voglio dai. Vedere come sarà agitato. Secondo me sarà agitato ai livelli di quando hai incontrato Babbo Natale. Quando ho incontrato Babbo Natale ero agitato. Vabbè, Babbo Natale, scusami. Babbo Natale, Babbo Natale, cioè. Prego. Grazie. Grazie. Camper è arrivata un pochino di gente, ma giusto un pochino. Post seconda giornata di fiera, hanno butta la pasta perché sono le 21:38. Siamo rientrati su Goldie da
5 minuti, non ce l'aspettavamo, abbiamo incontrato un sacco di gente qua fuori, ma quanta gente, quanti siete? Tantissimi, ci avete fatto un sacco piacere. E domani chissà quanti altri. No, siamo usciti dalla fiera alle 18 chiuse, abbiamo finito lo speech con le aziende. Siamo usciti e abbiamo detto dai, andiamo a farci una passeggiata, due passi, dove ci avete blindato, ma noi siamo felicissimi perché abbiamo conosciuto un sacco di voi che ci seguite. Un bel momento della fiera incontrare voi, siamo felicissimi, ci siamo aperti una birretta, vorremmo ancora uscire ma abbiamo deciso che no. Domani abbiamo l'intervista. No, domani ragazzi, esatto, vorremmo ancora fare un giro tra i camper per conoscervi, salutarvi. E oggi qua nel piazzale saranno arrivati 300 camper, è pieno, imballato, siamo contenti. Wow. Devo ringraziare pubblicamente Roberta. Partono i ringraziamenti. Roberta e Daniele di Viver Outdoor che ci hanno regalato i loro gadget, quindi grazie mille ragazzi, siete stati gentilissimi. Dentro ci sono due tazze. Se vi interessa il mondo Nord Africa, Tunisia, loro hanno un blog di viaggi dove scrivono di tutti i loro viaggi col camper, soprattutto loro sono esperti di Tunisia, ecco. Se vi interessa andate a dargli un'occhiata, ecco. Così, una coppia dalla Svizzera ci ha portato anche del cioccolato, fantastico. Questi sono gli effetti della stanchezza. Comunque siamo veramente non felici di più di aver incontrato un sacco di voi, perché ci siamo resi conto in questi anni di video che insomma che ci volete bene, ci volete bene, ecco, detta così, boh, basta, bello, e anche noi ve ne vogliamo, quindi ci vediamo domani. Altro non ci ho proprio pensato, non so cosa fare ragazzi. Oggi è la nostra prima intervista ufficiale e Manu sta impazzendo perché non sa come vestirsi. No. Abbiamo imballato il parcheggio qui della fiera. Quanta gente c'è? Sta bene, le nostre scarpe. Qua Manu continua. Che ansia, ragazzi, stamattina. Che ansia. Ma stai zitto, che è da mezz'ora che mi fai una testa così. Non sopporto più. Non la sopporto più. Prese le chiavi del carro. No, tanto andiamo solo lì a salutare loro. Poi andiamo, dai. Chia, ragazzi. Ah, è dura ritornare sul camper in coppia. Senti, da mezz'ora che sta lì che mi dice mi metto la maglietta bianca o quella nera, quella bianca o quella nera. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Che stamattina come al solito. Chissà, per colpa di chi ti sei svegliata tardi. Ciao. Sì, ciao, non è che ci vedere. Di tutte ma non e due. È che ci svegliamo tardi, che poi arriva di uscire, ci mettiamo già della maglietta. Un romano non viaggia all'estero, controlla le colonie. Fantastico. Allora loro sono i Viver Outdoor, Roberta e Daniele. Ciao a tutti. Abbiamo incontrato Matteo di 5 in camper, che tra l'altro è parcheggiato. Uno dei cinque. Stavamo rilassando qua fuori dai camper prima dell'intervista. Abbiamo già incontrato un po' di amici qui all'ingresso della fiera. Entriamo? Sì, che dai. Già sì, citati. Grazie. Dai, grazie. Grazie. Magari ci vediamo ad Asti. Ma sempre impegnati. Ciao. Ciao. Sono giorni un po'. Immagino. Noi vi seguiamo un video da. Mi sto filmando, comunque. Ciao ragazzi. No, dai. Ciao. Non vedete mai? Tanto ormai non ci sono più. Cioè si è trattata che Madonna. Ciao di nuovo, ciao. Ciao ragazzi. Okay. Siamo contenti di vedere. E noi? Dove è subito posto? Nicolò. Ah, Nicolò, ciao ragazzi. Finalmente si può raccontare. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, ciao. Quanta roba è? Cosa abbiamo creato ragazzi? Te li aspettavi tutti questi carri? Saranno ancora più grandi. Sì. Fabio Viviani di Acqua Travel, organizzatore della fiera. I fitti del camper. Ragazzi, se non siete venuti vi siete perso qualcosa di veramente importante. C'è ancora domani. Se no, l'anno prossimo dal 3 al 6 di aprile. No, sapete già le date. Sappiamo già le date. Sempre il giorno del mio compleanno, 3 aprile, perfetto. Porta fortuna. Ciao. Allora.
fuori. Sì. Io non mi ricordo chi è lei, quindi ogni tanto. Ah, ok, sei tu. Momenti. Va bene, grazie mille. Grazie, buongiorno. I ragazzi di Camper Lust. Ho visto che li avete accolti come dei VIP, avete un sacco di, no? Di follower. Allora, adesso con voi parleremo di viaggio e tra l'altro sfateremo quel mito con la battuta che ho fatto all'inizio, che io vorrei comprare il camper ma per adesso non ho budget perché okay. Ho già il camper pronto e niente, praticamente vediamo qual era la domanda. La prima domanda è sempre la stessa: come vi è partita questa passione per i viaggi in camper e per il camper? Ma, allora, è partita puramente per caso. L'acquisto di un camper è un'idea completamente a caso. Tra l'altro noi siamo sempre stati viaggiatori, anche prima del camper viaggiamo ovunque con l'aereo, in spalla, piedi, e abbiamo detto proviamo a viaggiare in modo diverso, quindi con più lentezza, con più tranquillità, senza avere l'ansia di dover sempre prendere l'aereo, trovare l'albergo, eccetera, eccetera. Quindi poi mattino, se non lo sapete, non amo molto prendere l'aereo. Non amo volare, per cui proviamo con il camper e vediamo come ci troviamo a viaggiare. Non sapevamo nulla di camper, abbiamo preso non il primo che abbiamo trovato, però insomma quasi, non ci siamo più fermati. Diciamo che l'abbiamo acquistato così senza saperne nulla e niente, poi ci siamo innamorati di questo modo di viaggiare e non l'abbiamo mai più lasciato. Ecco, da 2019 ad oggi abbiamo girato mezza Europa e non abbiamo più preso aerei. La cosa bella che mi avete raccontato è che proprio siete partiti col botto, cioè primo viaggio, zero conoscenze sulla vacanza in camper, dove siete andati, cosa avete fatto? L'idea era di arrivare a Capo Nord per i miei 40 anni. Ovviamente a Capo Nord non ci siamo arrivati perché i chilometri erano tanti, il camper va piano, quindi siamo arrivati vicino alle Lofoten, alle Lofoten e siamo andati alle Lofoten. Primo viaggio ce lo siamo portato così, senza conoscere nulla, senza sapere nulla del camper. Siamo partiti, non sappiamo neanche come si accendeva il boiler dell'acqua calda. Infatti non ci siamo lavati un mese. Okay. Però è stato uno dei viaggi più belli che abbiamo fatto. Che sono i viaggi che avete fatto? Ma poi tra l'altro noi stiamo vedendo queste immagini fantastiche. Dov'è che è questo posto meraviglioso? Isole Lofoten, Capo Nord, il sole di mezzanotte, una delle cose più belle che abbiamo mai visto. Quindi è il vostro primo viaggio? No, questo è quest'estate. Qua vabbè, Salento, la Puglia, siamo stati 3 mesi questo inverno. Eccoli. Siamo in Svezia. In Svezia. Allora, quello è il vostro mezzo, no? Sì, sì, sì. Ok. Ecco, la cosa che volevo dire è il nostro mezzo, tanti ci dicono ma come fate a viaggiare con un camper vecchio così, è un Fiat Ducato del 98. Posso dire una cosa, quando l'abbiamo preso dopo 15 giorni siamo andati in officina e la responsabile ci ha detto il camper è da buttare, lasciatelo a me e lo uso per i pezzi di ricambio. Noi invece ci siamo messi lì, l'abbiamo messo a posto tutto, ce lo siamo cucito addosso come piace a noi e comunque nonostante la sua età e il suo motore poco potente ci ha sempre portato ovunque e siamo molto affezionati, probabilmente non lo abbandoneremo mai, giusto? Quali sono i luoghi più belli che avete visitato e il consiglio? Cioè, se dovete consigliare al pubblico dove andare al prossimo viaggio, quello proprio da sogno che vi è piaciuto di più, dove li mandereste? Non so se è lo stesso, vabbè, noi siamo innamorati del Portogallo, tantissimo, ci segue, lo sa, quindi vabbè, torneremo in Portogallo sempre. Poi la Spagna sicuramente, un po' come essere a casa. Sì, a livello di comunità, di servizi. Sì, la Spagna è paradiso di ogni camperista. Per quanto mi riguarda, io ho amato particolarmente i paesi del nord, soprattutto
dalla Finlandia alle Repubbliche Baltiche, che sono spettacolari. Sì, esatto, le Repubbliche Baltiche sono state una scoperta incredibile, non ce l'aspettavamo. E vabbè, la Norvegia è proprio oltre. Quando in realtà ovunque andiamo troviamo dei posti bellissimi, anche l'Italia è bella, però diciamo che all'estero si ha molta più flessibilità nel viaggiare, nel fermarsi, quindi è molto più semplice. Questa è la Polonia. La Polonia è bellissima. L'abbiamo anche scoperto, qui è la Garden. Portogallo, sì. Ogni posto. Sì, diciamo che nel nostro cuore c'è il Portogallo, l'Andalusia e la Norvegia. E io vi ringrazio e vi chiedo un'ultima domanda: dove vi possiamo seguire, trovare, cioè con i vostri canali? Al primo posto sicuramente YouTube, social di riferimento, poi siamo su Facebook, su Instagram. Il canale YouTube, vabbè, lo sapete, facciamo tantissimi video, quindi ci seguite lì. Ovviamente si chiama Camperus, lo trovate subito, i social Instagram se volete seguirci in tempo reale con le stories giornaliere, e Facebook anche, tutto si chiama tutto Camperus. Faccio, io vi ringrazio, poi eventualmente se avanza tempo state lì che facciamo domande. Grazie. Come è andata Matteo? La tua? È andata. Gli eventi in diretta sono sempre un po' destabilizzanti. Però è andata. Per me. Però bene. Ma sì, bello. Ci fai una foto insieme a voi? Prima che esistesse lo smartphone, questo è, non ci siamo mantenuti in viaggio. La cosa forse più importante è che abbiamo sempre viaggiato. Apertura, regalo. Oh no, che bello! È per me! Grazie! Grazie! Ma le fai tua mano! Per Matteo! Che per me! Scusa, tieni qua! Grazie! Davvero! È veramente un costume filo! Da vista o fa troppo boomer anche, sì, perché no, diciamo fa troppo altri li ha fatti ieri sera in camera. Grazie. Ah, ma due, sì, perché no, c'è il dettaglio, dai. Vedi, era indecisa se parte l'oro, farvelo cioè, dai, così, perché c'è il dettaglio. Vabbè, ci sta, perché c'è il dettaglio, sì, infatti l'altro uso con gli occhiali da sole. Bellissimo, dai, di qualcosa. Abbiamo conosciuto i ragazzi di Van Frida. Ciao! Simpaticissimi, seguiteli. Super, ciao. Simpatici. Ciao. Pietro. Giusi. Diego. Diego, e tu piccolino, batti il pugno. Grande. Ma dai, fa vedere le foto di Goldi. Grande. Sono passati a trovarci qui in fiera allo stand dell'Acqua Travel. Camper Trip. Esatto. Ci eravamo già conosciuti a Gasti. Seguiteli su YouTube, vi lasciamo qui il nome così non potete sbagliarvi. Grazie Mattia. In realtà è venuto Daniele a prendere in consegna l'hard disk incriminato. Speriamo di riuscire a recuperare più qualcosa. E ora prova a recuperare qualcosa, quindi vi terremo aggiornati. Speriamo, ci proviamo. Grazie a voi. Prima giornata aperta al pubblico sabato, si sta per chiudere, ma si riapre alle 8 per la festa, per il super mega festone nel padiglione C, e ci vediamo lì. Adesso andiamo a fare un carico scarico forse. Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi, che siete stati tantissimi, vi vogliamo tanto bene, ecco, volevo dire quello. Non ce lo aspettavamo. Sì, grazie. Davvero, senza parole. Ciao!
come si chiama? Timido. Kira. Kira? Quello che dice. Che hai lì? Due giorni fa c'è un cane bellissimo. La superstar è sempre lei. No. Momento vegano. Hamburgerone di scottona. Ultimo giorno di fiera, ce l'abbiamo fatta. E secondo aperto il pubblico, ieri abbiamo fatto un po' di festa, bisogna dirlo. Ieri sera. Infatti sì. Oggi un attimo, soprattutto tu. Un attimo disorientato, forse ho dormito 3 ore stanotte, non lo so. Vabbè, comunque dai. Vabbè dai, ti riposerai domani. Sì, andiamo. Fabrizio, Monica Fabrizio. Da Saronno. Il sodio di Marty McFly di Ritorno al Futuro. Grazie. Non so se si sente perché c'è un casino della Madonna, ma è venuto a trovarci Paolo con la famiglia di In Viaggio con gli Ometto. Seguiteli su YouTube perché gli abbiamo fatto, oltre ad averti fatto il logo, no, bellissimo, che mettiamo qua così lo vedete, fanno dei bei viaggi, sono una bella famiglia. Possiamo far vedere qui i bimbi? Ciao. Il logo tra l'altro bellissimo, fatto proprio stilizzato con noi. Con la famiglia. Sì, esatto, io sono anche più bello di adesso. Sì, è vero, confermo. Ha detto che ti vedo dal vivo, è vero. Ti ho fatto un po' più giovane. Ciao. Ciao Pietro. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sono passati a salutarsi anche ciao. Oggi un sacco di gente. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Siamo allo stand di OG Link, si è capito, e anche oggi incredibile. Siete arrivati in tantissimi. Siamo. Fai vedere un po' di dello stand. Senza parole, grazie a tutti quelli che stanno passando a salutarci, a trovarci. Vi ricordiamo che con OG Link abbiamo sempre il nostro fantastico codice sconto sulla prima attivazione. Vi mettiamo tutti i link in descrizione. Siamo qua oggi con il nostro fan più giovane ufficiale, che si chiama Daniel. Daniel. Grande, grande. Beh, ci sono anche mamma e papà. Ciao. Ciao ragazzi, grazie Daniel. Per l'occasione tra l'altro abbiamo anche pulito Goldi dopo un anno e abbiamo scoperto di aver preso un po' di grandine. Non so se si vedono i buchi, ma mi sa che l'abbiamo presa in Norvegia. Ultimo round, il pomeriggio della domenica, sono le 15, abbiamo fatto pranzo, vorremmo andare a dormire almeno 10 ore consecutive, ore. Però facciamo ancora un giro, saluti, cose, mezzo enorme qua dietro, americano, ci sono ancora un sacco di camper. Il camper di Gianluca Gabanini, lo chef. Ma anche lui. Ciao. Seguiamo. Davvero? Sì. Ah, sì. Ciao. Piacere. Ciao, piacere. Sei bene? Sì. Ciao. Credo che abbiamo stretto più mani in questi 2 giorni che in tutta la mia vita. Sì, esatto. esatto. Però bello, bello, tutto bello. Poi magari dopo facciamo un giro di là se abbiamo tempo, non lo so. Di là dove? Di là, dall'altra parte del cavalcavia. Ah. Prato, dobbiamo andare a trovare dei ragazzi che sono di là in van. Oddio,
Dai, su. Ma poi tra l'altro che affa c'è adesso? C'è un'affa? Di avere qualcuno qua sulle sì. spalle. Vabbè, poi faremo i saluti. Facciamo i saluti finali, fatti bene, ringraziamenti, pensieri, parole. Italia top drive system. Ok, ci ha regalato le borraccine bellissime, grazie, le belle, gancio colorato, un bocchettone colorato, belle, bella, super figa. Wow, grazie, grazie. Un po' di Victron, questo dovevamo montarlo anche noi per il controllo dei serbatoi, interessante. I nostri componenti. Boh, la fiera è finita ufficialmente. La fiera è finita, boh. Stop. Ciao. Alla prossima. Abbiamo conosciuto finalmente Andrea, e c'è solo Andrea perché Claudio e Mac... Non ci sono, no, c'era. No, c'era. È passata Claudia con mio papà, però tra casini vari, impegni... Sarà per la prossima volta. Però ragazzi, sì, dai, ci speriamo, organizziamo qualcosa, dai, sì, quando dai. Venite dalle nostre parti. Bravo. Ci sta, bravo. Almeno. Beh, se non li conoscete andate sul loro canale Andrea, Claudio e me, giusto? Corretto. E buon conclusione fiera a tutti e alla prossima. È stata bella. Prima bomba, fiera sugli una accessori, bomba. Super concentrazione sugli accessori, quindi tanta una roba. Sì, c'era un bellissimo vibe secondo me. Sì, no, bello. Tanta gente. Quanti non ha più voce? No, non c'è più voce, ragazzi. Se fosse ancora un giorno in più, domani no, muto. No, infatti, sottotitoli. Con i segni, sottotitoli. Dai, ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Brindiamo con una birretta alla fine della fiera. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La nostra prima fiera, siamo felicissimi. Un saluto a chi c'era e anche a chi non c'era, perché vi siete persi un qualcosa di incredibile. Prossimo anno dovete venire. Vabbè. Veramente un riscontro incredibile. Ci siamo resi conto di quello che abbiamo realizzato in questi anni. Sì, eravate veramente in tanti, siete venuti a salutarci in tantissimi, ci avete fatto proprio felici, ecco, al di là poi dell'aspetto lavorativo. Certo. Però l'aspetto umano sì. Non ce lo aspettavamo, che insomma di incontrare così tanti di voi così entusiasti. Sì, siamo stati molto contenti, vi vogliamo bene. Ecco. Davvero, grazie. Cioè, se Camperlust cresce è veramente grazie a voi che ci seguite, guardate i video. Se non l'avete ancora fatto e state guardando questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per noi è veramente un gesto importantissimo. A voi non costa nulla, però per noi vale tanto. Ci aiutate a crescere. Mettete un bel like al video e scriveteci un commento. Poi abbiamo visto veramente tutte le età, famiglie con bambini piccoli, insomma. Di tutto, cioè di tutto di più. Scusa, son talmente stanco che non riesco a parlare. Stanotte ho dormito tipo 3 ore. Sì, siamo veramente esausti, ma penso che dalle nostre facce si possa vedere. Però è stata un'esperienza super bella da ripetere sicuramente, giusto? Bello. E grazie anche a tutti gli organizzatori, tutti. Sì, esatto, comunque ci hanno dato questa possibilità. Siamo molto contenti, speriamo che sarà sempre meglio, ecco. Futuro. Grazie a Fabio Viviani, grazie ad Antonio Mazzucchelli, a tutta la Mazzucchelli, Elisabetta che ci ha supportato in tutti questi giorni, grazie Elisabetta di cuore. Ci ha anche sopportato, vabbè, perché siamo costati, non siamo stati vabbè, stressati. Vabbè, ma tutti insieme, chi sì, la chiudiamo, tanto siamo talmente lenti. Sì, ore, dai, oh, penso. Prossimo anno Fit Your Camper per la seconda edizione, che ci sarà? Vi aspettiamo, sicuramente noi ci saremo. Beh, penso di sì, dai. Se siamo ancora vivi. Ciao!